siamo qui con il dottor Paolo Rigliano, responsabile del CPF 17 dell'ospedale San Carlo di Milano, autore del libro in uscita Curare i gay, un punto di vista critico sulle terapie riparative riguardo l'omosessualità. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie buongiorno. Per essere qui. Prego. Di cosa parla questo libro? Questo libro parla della prima analisi scientifica, la prima riflessione, e vogliamo invitare tutti i psicoesperti, i psicoterapeuti, a confrontarsi molto criticamente con questa pretese terapie riparative dell'omosessualità, cioè quell'insieme di metodi o di tecniche, peraltro estremamente nebulose ed estremamente ambigue, che pretenderebbero di cambiare l'orientamento da omosessuale in eterosessuale. Quindi di guarirli. Esatto. Infatti il libro si chiama Curare gay con un punto interrogativo molto significativo. Molto ironico, sì. Ed è un libro che abbiamo fatto a 6 anni con 2 giovanissimi colleghi come lei, come voi, che sono Jimmy Ciliberto e Federico Ferrari, 2 psicologi e psicoterapeuti molto giovani. Andando sullo specifico, secondo lei che valore psicologico può avere il matrimonio oggi, sia in generale che rispetto all'omosessualità in particolare? Dunque, alla prima parte della domanda si può rispondere che molte persone, evidentemente meno di ieri, meno dei decenni passati, vede ancora legittimamente, questo bisogna ribadirlo con grande forza, il matrimonio come un traguardo, come uno scopo, come una condizione imprescindibile per avere sicurezze, per avere i presupposti per una regolazione della relazione affettiva, della relazione amorosa, e quindi come una base di partenza. Evidentemente il matrimonio è uno degli istituti storici che oggi sono sotto un grande cambiamento. Diciamo dell'orientamento sessuale, non solo quello omosessuale, ma diciamo il desiderio relazionale, perché questa è già una prima cosa molto importante. E poi un'altra, secondo me un altro punto notevole, è il fatto che il primo libro, diciamo, del nostro campo, diciamo della psicologia e della psicoterapia, che riflette e invita ad analizzare le strutture del fondamentalismo religioso, che non è, come uno potrebbe pensare molto ingenuamente, solo quello islamico, ma il fondamentalismo è uno dei movimenti, delle tendenze, ecco la cosa giusta, che attraversa tutte le religioni, dall'induismo al protestantesimo, al cattolicesimo, all'ebraismo. Quindi questo è un concetto fondamentale. E di fatto la lente, le terapie riparative ci servono come lente per riflettere, per analizzare le strutture culturali, psicologiche e sociali, anche nella clinica nostra, del pensiero del movimento fondamentalista. Quindi c'è una grande riflessione, direi, collettiva che motiva anche dei cambiamenti di atteggiamento, di percezione e di valorizzazione dell'istituto matrimoniale. E quindi c'è una grande riflessione. Anche tutte le persone gay e lesbiche sono molto al corrente di questa analisi, di questa riconsiderazione e rivalorizzazione anche dei percorsi matrimoniali, per cui molte persone ritengono che questo sia una delle opzioni possibili, molte persone gay e lesbiche intendo, che debba essere una possibilità che deve essere aperta, disponibile, legittimata e valorizzata. Ognuno poi, esattamente allo stesso titolo delle persone eterosessuali, sceglierà se, quando e come unirsi in un vincolo matrimoniale. E quindi niente affatto paradossalmente le persone gay e lesbiche hanno colto il valore, diciamo, del patto istituzionale e socialmente riconosciuto e valorizzato che fonda il sì matrimoniale. Ecco, quindi le persone gay e lesbiche sono dentro
questa riconsiderazione e riconoscono che se una persona vuole può, come dire, raggiungere, possono definire il valore del loro vincolo anche in termini matrimoniali. Va bene, la prossima domanda. Tra le coppie eterosessuali, ormai il matrimonio sembra avere meno valore tra le coppie omosessuali, dopo quello che insomma abbiamo detto. Sì. Secondo lei questa situazione a cosa potrebbe essere dovuta? Cioè, più un fattore religioso, il fatto che adesso le persone sono meno religiose, credono meno in Dio, quindi la chiesa è meno un punto di riferimento? O... Ma io credo che noi anche come professionisti dobbiamo sempre essere molto cauti. Io poi non amo nessuna generalizzazione. Noi oggi assistiamo, già da parecchio tempo, alla modificazione dell'atteggiamento, della valorizzazione e anche, diciamo, del giudizio rispetto a tutta una serie di istituti, no? E quindi è cambiato la considerazione di sé, per esempio, la considerazione, la libertà, la possibilità di avere delle relazioni amorose, anche non istituzionalmente sancite e vincolate. Il matrimonio è questo, una sorta di socializzazione della relazione, quindi l'autorizzazione a porsi come facente parte di un vincolo che socialmente è riconosciuto e legittimato. E quindi sono cambiate tantissime cose e quindi c'è una grandissima riflessione, bisogna stare attenti a dire c'è una sola tendenza, c'è un solo orientamento, c'è una sola pratica, perché questo non è vero. Quello che possiamo dire con grande sicurezza è che sicuramente le persone oggi entrano in una molteplicità di relazioni, in una molteplicità di legami e sentono meno l'obbligo a costringersi dentro dei vincoli che erano vissuti come gli unici possibili, gli unici legittimi. Quindi oggi c'è una pluralità, c'è un pluralismo, c'è una molteplicità, c'è una libertà di sperimentazione, c'è una libertà di poter creare e ritrovarsi dentro vari momenti della propria vita, dentro una costruzione possibile che viene legittimata nel momento in cui risponde ai propri bisogni, ai propri progetti di vita. E quindi c'è anche molta cautela, molta attenzione, come dire, a chiudersi in un vincolo che rischia poi di a cascata generare una serie di costrizioni. Ecco, si arriva ad un, c'è un percorso, mentre prima non c'era un percorso, c'era una sorta di tappa obbligata, immediata e unica possibile. Quindi il matrimonio veniva visto come una sorta di costrizione in qualche modo. Non era previsto il cambiamento della persona. Esatto, esatto. Quindi c'erano, ma il cambiamento della persona era, come dire, coartato dentro un percorso predefinito, rigidissimo, chiuso e obbligato. Questo è il punto. Mentre invece oggi si riconosce che il cambiamento è appunto cambiamento se reale, autentico, se la persona può sperimentarsi diversamente, può provare e riprovarsi dentro una serie di relazioni, come dire, nella costruzione di se stesso, mentre invece prima la costruzione era obbligata. Questo vale per tutte le persone, questo deve essere molto chiaro, perché non ci sono, come dire, da una parte gli eterosessuali che svalorizzano o, diciamo, svalutano l'importanza del matrimonio e ci sono tutti i gay e tutte le lesbiche che celebrano la magnificenza del matrimonio, perché questo sarebbe caricaturale, tanto è vero. E soprattutto una cosa importantissima, nessuno può parlare a nome di altri. Io stesso, come dire, rappresento solo me stesso. Questa è una cosa molto importante. Noi rappresentiamo solo noi stessi, e non credo che ci sia nessuno che possa dire i gay, la comunità gay, le persone gay pensano questo, perché questo è falso. È sempre pericoloso parlare di categorie. È ingiusto, è sbagliato ed è fallace, perché non ci sono fondamenti per un'affermazione del genere. Molti gay ritengono di voler valorizzare socialmente, pubblicamente, istituzionalmente. Questa è la vera questione. Perché? Questo è il dubbio. La legittimazione istituzionale
significa valorizzazione personale e sociale, e culturale, ed etica. Questo è il vero nodo del problema che gli psicoterapeuti dovrebbero, secondo me, capire a fondo. Abbiamo cercato anche di, nel nostro libro, noi apriamo il libro volutamente, con un primo capitolo, secondo noi, dico una cosa forte, veramente la parte più rivoluzionaria, diciamo, di questa visione nuova dell'omosessualità. Cioè, una fondazione positiva, noi cerchiamo di aiutare i psicoterapeuti, tutti gli psicoterapeuti, a riflettere su quali sono i fattori che costruiscono l'unicità della condizione omosessuale. Allora, a partire da questa unicità, capire cosa significhi il fatto, anche a livello intrapsichico, psicorelazionale, che le persone, come dire, facciano un percorso di costruzione per raggiungere la piena identificazione e valorizzazione di sé. Questo è fondamentale, perché questo cambia tutto, esattamente come per lei, quando lei deciderà di fare il suo cammino, quando lei deciderà di andare a convivere, di presentarsi socialmente, ma anche ai propri stessi occhi intimi e interiori. Questo è molto importante. È un percorso, quindi, che facciamo tutti, indipendentemente. Questo è, secondo me, la posta in gioco in questo momento, perché invece siamo purtroppo dentro una certa cultura per cui lei sta sul pianeta, io sono su un altro pianeta. Ecco, e questo, secondo me, è un rischio gravissimo. Invece la scommessa oggi è capire che c'è una uguaglianza a moltissimi livelli, ma questa uguaglianza è tra persone differentemente diverse. Lei è diversa, ma è diversa anche da lei, cioè non è che il fatto che siete donne avete delle cose sicuramente in comune che bisogna cogliere, per esempio una certa subordinazione sociale in Italia spiccatissima, e però poi lei potrebbe non avere niente in comune dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso, dal punto di vista psicologico, come giusto che sia. E questo è, cioè, che questo è un valore, non è un disvalore. E quindi bisogna essere insieme, ognuno con la sua unicità di persona. Questo è una cosa molto importante. Grazie per la risposta esaustiva. Grazie a voi. Arriviamo all'ultimo tema. Uno sicuramente tanto discusso e criticato è quello dei figli e delle adozioni. Ci sono degli studi come quello di Stacy e Biblatt, è di Biblatt e Stacy del 2001 e del 2011, che confermano che la genitorialità di gay e lesbiche non è differente di quella delle coppie eterosessuali. Quindi l'essere gay o l'essere lesbico, quindi l'orientamento sessuale, non influenza certamente il benessere e lo sviluppo dei figli di queste coppie. Dati confermati anche dalla American Psychological Association nel 2005. Lei ha qualche osservazione personale da fare per i nostri lettori di State of Mind in proposito? Che ne pensa? Ma penso una cosa, e sono molto contento di questa domanda, e penso che tutti i vostri fan, i cultori del vostro sito molto, molto buono, che consiglio davvero, io stesso sono un grande frequentatore, credo che sia molto importante infatti questo tipo di scambio, è davvero molto importante tenere in mente una cosa. Oggi la questione, diciamo, dei figli delle persone omosessuali è una questione di straordinario valore, anche come sfida culturale e scientifica per noi psicoesperti, perché tutti noi siamo in qualche modo invitati a confrontarci con una realtà che tutte le ricerche manifestano, non solo quelle che lei giustamente ha citato, sono ricerche fondamentali, ma anche quelle successive, perché questo campo, di questa popolazione, è incredibilmente studiato ed è sottoposto ad un'analisi corretta, e tutte le ricerche indicano il benessere dei figli. Addirittura si potrebbe spingere ad affermare che i figli delle persone gay e lesbiche sono, se mi consente, un po' meglio dei figli degli eterosessuali. Ma ancora una volta,
Questa non è una provocazione, a me non piace il termine provocazione, ma è una evidenza che noi dovremmo assumere psicologicamente e psicoterapeuticamente. È chiaro che i figli di persone che nascono in coppia, in famiglia, o vengono adottati, comunque vivono in coppia, quindi molto, come dire, emancipate per esempio dal pregiudizio, molto autoconsapevoli, molto sensibili a tutta una serie di dinamiche, e questo dimostra che i figli, motiva il fatto che i figli appunto nati e cresciuti o che vivono comunque, sono allevati da coppie gay, sono molto più sensibili, si sentono molto più liberi, si sentono molto più a loro agio nel interpretare i segni del mondo, nell'avere una visione realistica e non falsa, plurale e non unidimensionale, e sono quindi in grado di, per esempio, valorizzare la differenza. Per esempio, c'è un rispetto nei confronti della donna molto diverso, perché certo nascono in famiglie in cui la diversità fa parte, mi lasci dire, dell'arte con cui sono state allenate. Quindi il fatto che, per esempio, mettiamo i figli di coppie lesbiche, è chiaro che hanno una considerazione delle donne e una, come dire, esperienza del pensiero, della capacità, del valore dell'essere donna, che in molte famiglie, i dati purtroppo sulla violenza sulle donne, ce lo indicano. E quindi, senza voler fantasticare o gridare al miracolo, perché ancora una volta bisogna essere molto laici e molto umili, però tutte le ricerche giustamente indicano un dato con cui i psicoterapeuti devono confrontarsi, che forse, e metto forse delle ipotesi realmente scientifiche, allora quello che serve per crescere è un ambiente di amore molto equilibrato, corretto, in cui c'è un apprendimento della valorizzazione delle differenze. E questo aiuta non l'orientamento sessuale dei genitori. Questa è una cosa di importanza che, come dire, fa piazza pulita da una serie di pregiudizi. Se vogliamo, questo è veramente il frutto più maturo della, questo possiamo dirlo, dobbiamo dire, della rivoluzione in atto. Forse questa rivoluzione. Forse questa rivoluzione. Questa è una sfida culturale e scientifica che noi dobbiamo saper cogliere. Infatti questa enorme massa di ricerche è univoca nell'indicare lo stato di benessere. E quindi, infatti, viene poco attaccata. Cioè, paradossalmente, in America c'è un enorme movimento, come sappiamo, fondamentalista, come si vedono anche dalle primarie repubblicane. Nel libro spieghiamo benissimo, perché appunto il libro è il primo che fa luce su tutti i legami economici, di business, la potenza di fuoco di questi evangelici protestanti che però vengono importati in Italia purtroppo da certi settori anche della Chiesa Cattolica. Ma questo, paradossalmente, tutto questo movimento attacca le persone omosessuali, ma non sul loro genitale, perché non sanno veramente cosa fare, anche perché c'è un'enorme, ripeto, massa di ricerche, cosa che in Italia l'ignoranza è vergognosa, ma c'è un'enorme massa di ricerche, cioè, così come c'è un enorme numero di persone che uno non si immaginerebbe. Cioè, effettivamente, anch'io prima di studiare a fondo, anche noi prima di studiare a fondo, non avrei mai immaginato che ci sono milioni e milioni di ragazzi che sono studiati, iperstudiati, con dei follow-up pazzeschi. Costituisce addirittura un laboratorio antropologico di straordinaria potenza, che su tanti altri campi della clinica non vediamo. La vorrei ringraziare per questi spunti, sperando che i nostri lettori siano pronti per accogliere certamente e fare buon uso delle sue parole. Sono convinto, vi ringrazio molto, grazie mille, grazie a voi tutti, grazie.